Se sei un artista, giustamente ti sarei chiesto, ma come faccio a entrare in un'etichetta discografica? Magari una major discografica, oppure anche un'etichetta più indipendente per sfondare magari in un certo genere musicale particolare? Beh, dunque, per rispondere a questa domanda e per capire come entrare in un'etichetta discografica, secondo me quello che dobbiamo chiederci è proprio la domanda opposta, ovvero cosa cercano le etichette discografiche. Se noi andiamo a vedere gli ultimi artisti che attualmente stanno sfondando proprio nel mainstream, come Lil Nas X con Old Town Road, Billie Eilish e tanti altri, noterete sicuramente che tutti quanti hanno veramente una fortissima presenza all'interno dei social. Se guardate i loro Instagram, il loro Facebook o il loro Twitter, noterete veramente che hanno un engagement, quindi un contatto con i loro fan molto molto alto, e i fan aspettano tutti i loro contenuti, e i loro contenuti che postano su queste piattaforme giornalmente solitamente sono contenuti che vanno al di fuori della propria musica, magari sono dei video o delle immagini oppure anche solo uno stato, insomma un testo, ecco. E tutti questi contenuti non fanno altro che creare questo brand che non è altro che l'immagine di questi artisti, che è veramente molto importante ed è qualcosa che ad ogni artista serve. Oltre ovviamente ad avere musica di qualità. Diciamo che avere musica di qualità è ormai lo standard. Oltre a quello dobbiamo avere una forte personalità che va subito a complementarsi con la nostra presenza nei social media. Quindi le etichette discografiche spesso quello che vanno a vedere giustamente per investire quindi in un artista e dargli quindi la visibilità è quanto questo artista quindi riesce a mantenere il proprio contatto con il suo pubblico, quanto riesce a coinvolgerlo anche a livello proprio di live, quante persone si presentano ai live di questa persona. Quindi i numeri all'interno dei social network sono veramente molto importanti ed è la prima cosa che guardano le etichette discografiche. Quindi, oltre ad avere musica oggettivamente molto buona e avere una buona presenza all'interno dei social, quello che ci serve ovviamente è cercare un'etichetta discografica che propone un genere o comunque uno stile simile al nostro. Per esempio, se vogliamo sfondare all'interno dell'EDM e facciamo uno stile musicale simile a quello della Spinning Records, noi possiamo andare a vedere gli ultimi brani degli ultimi mesi che loro hanno proposto e creare qualcosa di simile a quei brani, magari con un pochino del nostro stile, magari anche oggettivamente migliore. Se noi creiamo un brano simile a quelli che già loro stanno rilasciando e magari anche fatto meglio, è molto probabile ovviamente che la Spinning Records ci accetti il brano. Per quale motivo? Perché giustamente loro quello che vogliono fare è vendere più dischi possibili. Quindi se noi proponiamo un disco, diciamo simile a uno che per loro ha già avuto successo, è molto probabile che firmeremo con quella label. Detto questo, il mio consiglio personale è quello già di rilasciare brani online, anche se magari le etichette indipendenti non hanno accettato il nostro brano. Già metterli su Spotify, metterli magari con un video su YouTube, cercare insomma tutte soluzioni creative, mandarle all'interno dei social, inviarle ad altri artisti e soprattutto mandarle alle playlist di Spotify o anche un video a riguardo. Una volta che noi avremo creato una buona fanbase all'interno dei nostri social network, sicuramente attireremo l'attenzione dei label, sia quelle indipendenti che le major, giustamente se avremo dei grossi numeri. Detto questo, buona fortuna ragazzi, e se questo video ti è stato d'aiuto, lascia un bel mi piace e iscrizione al mio canale YouTube. Il mio nome è Sharky e faccio video tutorial riguardanti la produzione musicale e anche video riguardanti l'industria musicale come questo. Seguitemi anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Il mio nome è Sharky Music e noi ci becchiamo al prossimo video.